www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Per dirti la verità, penso di essere un prodotto delle situazioni analitiche individuali, perché nella mia esperienza nel giovanile, sai, scuola falconara, da noi le esercitazioni individuali erano molto usate. Si iniziava sicuramente dalle prime fasi, dal facile, per pian pianino arrivare al più difficile, ma io mi ricordo di aver fatto tanto analitica, soprattutto nel bagger, individualmente, perché era un metodo di allenamento del settore giovanile di falconara. Io credo che siano fondamentali, devo dirti la verità. So che adesso forse si usano un pochino meno, ma credo che forse sarà anche un po' banale questa risposta, ma credo che più possibilità si ha di fare del contatto, più possibilità si ha di migliorare. Credo che sia questa, soprattutto nel bagger, sai, nel bagger lo usiamo per tutto, per ricevere, per l'appoggio, per difendere. Io in una partita usavo molto di più il bagger che il palleggio, anzi forse il palleggio non lo usavo quasi mai, non palleggiavo neanche, per dire. Però credo che tutto questo lavoro che ho fatto individuale mi sia servito molto, perché quando tu riesci ad avere l'opportunità, la possibilità, magari con il tempo, poi dipende, no? Perché non tutti magari ce l'hanno, ma se hai la possibilità di lavorare individualmente, migliorare, poi i tuoi miglioramenti lo porti nel collettivo. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.